se non aveva nulla di che temere, perché non ha reso pubbliche quelle telefonate intercettate? Bravo! Perché il buon esempio deve venire dall'alto, e è necessario che tutti noi, con questa nuova generazione di opinione pubblica che nasce dalla condivisione, dalla circolazione libera delle notizie e delle opinioni, ci riappropriamo di un'idea sana di politica. L'unica politica nobile è quella rivolta all'interesse generale. Tutto il resto è un modo per fare affari e fare mafia con altri mezzi. E vorremmo allora, a questo punto, visto che si parla di certi temi, è mai possibile che dopo 20 anni questo nostro straordinario e disperante paese, il suo governo sia ancora appesa all'esigenza di impunità di un piccolo uomo amorale, Silvio Berlusconi? Guarda che ti sente, è lì, c'è il Colosseo, è lì dietro, vuoi dirgli qualcosa? Ma io già gli dissi 10 anni fa, gli dissi qualcosa in un tribunale, lo incontrai per caso, ma gli dissi quello che purtroppo è ancora attuale: non vorrei che fosse così, fatti processare Buffone! Il fatto grave è che la sinistra, il centro-sinistra, i progressisti, gli ulivisti, i diassini, i democratici non hanno avuto in 20 anni questa chiarezza e questa severità di giudizio! A casa! Si tengono assieme, l'uno non può stare senza gli altri, e dopo aver consegnato la nostra economia, la nostra sovranità politica al commissariamento eurotecnico, perché non si governa più a Roma, governa la BCE con i suoi diritti e le sue lettere, e mentre noi siamo impegnati ad altro, la Costituzione già la cambiano per mettere il pareggio di bilancio, strettamente connesso al meccanismo di stabilità europea, quindi anche il Movimento 5 Stelle, i suoi rappresentanti, i suoi portavoce devono dare ogni chiarimento ritenuto utile dall'opinione pubblica. Ma è anche vero, mentre dico questo, e mentre sono il primo a chiedere, perché l'onestà intellettuale non ci deve mai abbandonare un istante della nostra vita, sono il primo a chiedere anche al Movimento, che ha vinto questa grande sfida elettorale ed è di fatto la vera opposizione parlamentare del Paese, deve evolvere la sua cultura politica, la sua organizzazione interna per diventare finalmente forza politica di governo. E allora, mentre dico questo, amici, dico anche che se il giornalismo prevalente dei grandi quotidiani, dei grandi talk show e così via avesse dedicato metà dell'attenzione, dell'accanimento che rivolge a quei poveri ragazzi che stanno dentro lì da 2 mesi e cercano ancora di trovare la bussola, se l'avesse rivolta questa attenzione al sistema dei partiti che ha stracciato la giustizia e la Costituzione, vivremmo in un paese molto migliore e non ci sarebbe nemmeno bisogno di questo Perché non ti presenti tu alle prossime elezioni? Sul serio, pensa che bello avere Beppe Grillo come presidente del Consiglio. Sarebbero contente milioni di persone se avessimo un comico al posto di un buffone.